Guardate che è ritornato sul mio canale. Ciao ragazzi e ben ritornati ad un nuovo video. Oggi qua siamo su Geometry Dash. Oggi non porterò gameplay, anche perché poi alla fine mi mettono il copyright nel video e non va bene. Ma bensì, come avete letto dal titolo, oggi andremo a investigare un mistero. Che questo mistero è già stato risolto circa 4-5 anni fa, quindi verso nel 2017, in quell'anno là. E io vorrei rievocare non il mostro che c'entra quel mistero. Questo è un piccolo spoiler. Ma riportare i vecchi tempi di Geometry Dash. Prima di cominciare, ragazzi, vi dico che su Geometry Dash ho creato un livello chiamato The Speed Demo. Quindi è solo una demo, il livello completo ancora lavorando, quindi, ma uscirà presto. Lo potete trovare andando su, scrivendo The Speed, saltate due spazi e scrivete demo e cercate. Eccolo qua. Il livello non è facile, ma né difficile, quindi non è. Quindi come difficoltà metterei normal. Altro ho anche un pollice in su. Mettete un mi piace in questo video. Se anche voi avete Geometry Dash originale e ci giocate spesso, provate anche il mio livello. Il primo passo verso il mistero che volevo mostrarvi sono i livelli creati dal creatore del gioco. In realtà non c'entrano niente con il mistero, ma volevo farvi sapere che ogni livello rappresenta un universo. Un universo diversi da loro. Perché diversi da loro? Perché ogni universo ha qualcosa di nuovo. Ad esempio, nel primo livello scopriamo il primo portale che ci trasformerà in una navicella. Nel secondo ci sono quei cosi gialli, che sia un trampolino che saltano in automatico. E nel terzo ci sono quelle palline gialle, che ci aiutano a saltare più in alto, come fosse Spider-Man. Man mano andando avanti scopriremo sempre nuove cose. Ok, quindi tutti questi livelli rappresentano dei universi. Dopo aver completato tutti gli universi, ma non è neanche tanto, non dobbiamo per forza finirli tutti, sarà quello che andremo dritto verso al mistero. Il mistero si trova proprio qua, in alto a destra, dove c'è un lucchetto. Appena entrato serviranno 50 gemme per entrare. Per ottenere gemme possiamo completare le missioni, tra l'altro le riscatto, e i daily level che serve. E una volta ottenute 50 gemme, sbloccheremo il lucchetto e ci porterà dentro in una stanza segreta, chiamato The Vault of Secret. Il mistero si trova proprio in basso a destra, dove c'è quella porta, e qui, ragazzi, parte il mistero. Inserire un codice chiamato The Challenge per sbloccare il livello segreto. E per giocare il livello servono 200 gemme, e io ho già detto prima come ottenerli. Quindi una volta completato il livello, ci lascerà scendere nella sua cantina, una chest che contenerà dentro una skin. E tra le oscurità delle celle appariranno due occhi verdi. Che questi due occhi verdi ci dirà che saremo noi a liberarlo, quindi a tirarlo fuori da questa cella. E qui, ragazzi, parte l'inferno. E il segreto si trova proprio qua, lontani dalle curiosità delle persone. Perché dopo aver completato tutti e 5 i livelli presenti dentro a quest'isola, che tra l'altro si chiama pure Chaos, e il primo livello si chiama Anubis, alla fine come ricompensa avremo questa chest come questa qua. E dentro ci contenerà la nostra prima chiave, la chiave blu. La seconda chiave si trova proprio qua sotto, nella stanza delle chest. Infatti, andando qua, dopo aver aperto 50 chest, quindi tutte queste qua, possiamo sbloccare la prima chest d'oro. Quindi all'interno di essa conterrà la nostra seconda chiave e una skin. Intanto me ne vado a equipaggiarlo. Dov'è? Eccolo qua. La terza chiave si trova nei livelli normali, ma come ho detto prima, universi. Allora, se noi andiamo su Coming Soon, questa porta non lo vedete, schiacciare proprio qua sotto dove sto toccando la porta, e vi apparirà una porta nascosta, dove ci sarà questo tipo chiamato The Gatekeeper, non so se ho pronunciato bene, che non ci farà entrare. Per entrare dobbiamo ritornare nella stanza delle ceste e andando alla fine dobbiamo tirare questo cartello che ci porterà in un negozio nascosto. All'inizio non ci farà entrare. Per entrare ci servirà 200 diamanti. Appena ottenuti ci farà entrare nel suo negozio e dovremo comprare quel diamante o gemma in basso a sinistra e con questo riusciremo a entrare nella sua stanza. All'interno della stanza, chiamata Chamber of Time, in basso a destra ci sarà una chest che ci conterrà la nostra l'ultima chiave. E finalmente abbiamo ottenuto tutte le tre chiavi. Ok.
è arrivato il momento. Ho ottenuto l'ultima chiave. Ho passato l'inferno per ottenerlo, ma ce l'abbiamo fatta. E ora, mostro, ti tirerò fuori da lì. Vai con l'ultima chiave. Apriti, sesamo! La grotta si è aperta. Io sono libero. Così tanti anni persi, rinchiuso in una sudicia gabbia. No, adesso sono libero e posso continuare dove mi ero fermato. Oddio, questo è il suo vero volto. È verde. Rub Rub mi ha detto che stava cucinando il pollo e mi ha richiuso qua dentro. Adesso che tu mi hai liberato, posso continuare il mio piano principale. Distruggere il mondo di Geometry Dash. E non ci avrei mai fatto senza di te, Gilly Gamer. Ma quasi dimenticavo. Ti ho lasciato un piccolo regalo, come il segno del mio apprezzamento. Dovresti prepararti quando tornerò. Ti servirà. Ehi, ho sentito qualcosa. Aspetta. La grata è... E la grata... Hai aperto la grata? Hai aperto la grata? Ah, questo non va bene! Male, 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 e male. Ok, ho liberato il mostro e mi ha dato la ricompensa. Vediamo che ricompensa si tratta. Ok, una skin, una... un effetto di esplosione, credo. È una chiave viola. E sta chiave viola, secondo me, ci ha sbloccato l'isola. Quest'isola qua. Sì. Ah, finalmente, ragazzi, siamo riusciti a liberarlo. Come dite? Siete curiosi come continua? Anch'io lo sono, ma non lo sapremo mai come continua. Speriamo che nei prossimi aggiornamenti aggiungeranno qualcosa del genere. Magari ci sarà anche un continuo. Non lo sapremo mai. Ad ogni modo, ragazzi, il mistero è risolto. Quindi io, come sempre, vi ringrazio per la visione. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per tenervi aggiornati nei miei video. E noi, come sempre, ci vediamo ad un prossimo mistero.